Sicilia anno zero. È la Sicilia delle vecchie zolfare, la Sicilia di 100 anni addietro, immobile nel tempo. Qui siamo ad Aragona, in provincia di Agrigento. Questa miniera di zolfo ha un secolo di vita e oggi il minerale lo estraggono con gli stessi sistemi di un secolo fa. In 100 anni, ora per ora, giorno per giorno, gli uomini hanno quasi vuotato la montagna. Arrivano di buon mattino dai paesi vicini e si avviano al lavoro come facevano i loro padri, come facevano i padri dei padri. Per 8 ore rimarranno sottoterra, per 8 ore saranno impegnati in un lavoro da talpe. Al tempo dei romani in queste miniere scendevano i forzati, i galeotti delle prigioni imperiali. Ai nostri giorni, certo, le condizioni di vita non sono le stesse, ma l'ambiente, la fatica, i 35 gradi di calore che rendono penosissima la permanenza in questi luoghi evocano bibliche maledizioni. I minatori sono costretti a lavorare senza indumenti perché anche un piccolo straccio addosso provocherebbe una irritazione intollerabile. E atroce a dirsi, tutto questo oggi non serve più. Si lavora in passivo. Questo zolfo costa troppo. 10.000 lire di più del prezzo internazionale per tonnellata. Le zolfare siciliane dovranno scegliere, o rinnovarsi o chiudere. Qualcosa è già stato fatto, ma non basta. I vecchi sistemi di estrazione, di trasporto, perfino di contabilità, sono stati abbandonati in molte zone. Mentre 10 anni or sono, nel 52, un operaio estraeva in media 470 kg di zolfo il giorno, oggi ne estrae quasi una tonnellata. Questo accade nei complessi minerari moderni, come la Trabonella presso Caltanissetta, dove a 500 metri di profondità è arrivata la macchina a rendere meno bestiale e più utile il lavoro dell'uomo. La miniera si è trasformata in un complicato ma perfetto meccanismo che porta lo zolfo alla superficie rapidamente e con la massima sicurezza. I vantaggi sono notevoli, non solo per gli uomini, ma anche per il minerale, come ci spiega il direttore della miniera, ingegner Gianni Pisano. Si ha una maggiore resa in zolfo, un trattamento completo ed immediato di tutto il minerale estratto dalla miniera, ed inoltre si sono migliorate le condizioni ambientali di lavoro. Cioè, mentre con i metodi tradizionali molti operai venivano colpiti da bronchiti vari, con questo sistema questo inconveniente è stato eliminato. Ma non tutte le miniere potranno essere ammodernate. Le macchine, strane macchine come questa, hanno affrancato gli schiavi dello zolfo, ma non potranno conquistare tutte le zolfare siciliane. A tali conclusioni sono pervenuti esperti italiani, tedeschi e americani, dopo una minuziosa indagine durata alcuni anni. Rinnovare gli impianti non è sufficiente. Occorrono provvedimenti più radicali. Gli esperti non hanno lasciato dubbi. Ormai è evidente, solo le miniere più ricche di zolfo sopravviveranno e il minerale sarà lavorato sul posto da 2 stabilimenti industriali che produrranno fertilizzanti e anticrittogamici. Sarà attuata cioè la verticalizzazione dello zolfo. È lo scopo cui tende l'ente minerario costituito dalla regione siciliana. Lasciamo a Salvatore Corallo, assessore all'industria, il compito di chiarire la situazione nei suoi termini esatti, economici e sociali. Sono anni che il settore è in crisi. Ma non può esistere valutazione di carattere economico capace di avere la meglio sugli aspetti sociali di un problema che interessa interi comuni di 3 province siciliane. La regione ha speso finora oltre 35 miliardi per evitare la chiusura delle miniere e assicurare il pagamento dei salari.
ma la economicità della produzione non è stata sinora raggiunta anche per la cattiva utilizzazione di questo denaro ad opera di taluni concessionari. Ora abbiamo istituito l'ente minerario che interverrà direttamente nella gestione delle miniere, realizzando i crediti nei confronti dei concessionari e adottando, realizzando il piano di ammodernamento da noi già presentato al governo e alla comunità economica europea, che è basato sulla trasformazione industriale dello Zolfo sullo stesso luogo di produzione. Porto Empedocle è il punto di arrivo dello Zolfo. È un angolo della Sicilia in cui il vecchio e il nuovo coabitano, in cui le gru e i tradizionali carretti siciliani lavorano uno accanto all'altro nello spazio di pochi metri quadrati. Staccarsi dal passato è difficile ovunque. Lo è più che altrove, forse in Sicilia, dove la schiavitù dello zolfo è addirittura millenaria. Il progresso, se il progresso può arrivare anche qui come sta effettivamente arrivando, dovrà superare ostacoli enormi. E non potrà arrivare per un settore solo, per lo zolfo, ma nel quadro di un piano organico e generale. Ragioni economiche lo impongono, ma lo impongono soprattutto ragioni umane. Questi schiavi dello zolfo hanno diritto, al pari di chiunque altro, ad essere trattati finalmente come uomini.